Forza Italia presenta i suoi candidati al Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna in vista delle elezioni del prossimo 17-18 novembre. I quattro candidati ravennati sosterranno Elena Ugolini. Sono Fabrizio Dore, coordinatore provinciale di Forza Italia, Antonella Brini, veterana del partito, già consigliera a Massa Lombarda e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Francesco Ferrini, consigliere comunale a Cervia, ed Diletta Principale, consigliera e già candidata sindaca a Bagnacavallo. Affronteremo alcuni temi importanti che partono dalle infrastrutture, quella sia ferroviaria che stradale. Parleremo ovviamente anche delle infrastrutture scolastiche che non sono più adeguate a quello a cui servono, allo scopo, sono pericolose, ci sono state tante notizie a riguardo. Affronteremo il tema ovviamente della sanità, che sicuramente, seppur essendo ancora abbastanza buona, non è più eccellente come era prima e il buco di bilancio è troppo alto e quindi va invertita questa rotta. E sicuramente faremo una campagna dove evidenzieremo le potenzialità di Ravenna, che deve sicuramente liberare le sue energie, imprimere più possibilità agli imprenditori, piccoli e medi imprenditori, per riuscire a sviluppare i loro progetti. E quindi rendere Ravenna attrattiva sia dal punto di vista commerciale anche dal punto di vista turistico. La giunta regionale sino ad oggi non è stata in grado di fare questo, è rimasta indietro, troppo tempo che è al potere e serve una svolta nuova che guardi la regione non come un posto dove poter mantenere il comando per i prossimi 5 anni, ma per poter guardare ad una regione completamente rinnovata, nuova e libera. Allora, intanto vorrei partire da chi sono io. Io mi chiamo Antonella Brini, sono dal 1994 in Forza Italia, quindi ho sempre creduto in questo movimento barra partito, non ho mai cambiato idea, perché è un partito liberale e democratico. Ho alle spalle 4 mandati in Consiglio Comunale Massa Lombarda all'opposizione e 2 mandati all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Quindi diciamo che insomma dentro ai problemi ci sono abbastanza. Sicuramente ci sono tantissime cose da affrontare, soprattutto in regione. Perché in regione dico? Perché il governo è vero che a Roma stanzia delle risorse e le dà alle regioni da distribuire. La regione Emilia-Romagna non le sta distribuendo bene, quindi fondamentalmente per quanto riguarda sanità, per quanto riguarda sicurezza e sicurezza soprattutto idrologica, noi saremo sul pezzo ed è per questo che sono scesa a fianco della dottoressa Ugolini. Allora, sono sceso in corsa per il consiglio regionale perché, come dico sempre con i miei figli, quando qualcosa non ti sta bene e devi fare e devi metterti in campo per cambiarlo, quindi devi essere artefice del tuo destino e attuare un cambiamento. Sicuramente non mi stanno bene tante cose della regione, del partitone, del clientelismo che c'è stato in questi ultimi anni. Penso che siano da spezzare queste catene, come dice la Ugolini, il nostro candidato, mettere al centro la persona, perché la persona è al centro della comunità e tutto, e la politica deve essere a servizio della persona. I principali punti: bisogna pensare al territorio, e il territorio diciamo va tutelato, i fiumi, la messa in sicurezza, quello che non è stato fatto in questi ultimi 30 anni, casse di espansione, casse di laminazione, e per cercare di trovare la giusta combinazione quando diciamo c'è periodi di troppa piovosità e periodi di siccità, ripensare i CAU che diciamo sono stati un po' un fallimento e implementare la medicina di base. E dobbiamo pensare anche alle giovani coppie e alle famiglie con un progetto casa che sia per tutti, e anche qui ripensare un po' a quello che si è stato fatto del consumo del suolo e della speculazione edilizia. Buongiorno, io sono Diletta Principale, mi candido oggi come consigliere regionale a sostegno di Elena Ugolini. Io sono consigliere capogruppo a Bagnacavallo per un gruppo che è civico, derivante da una mia candidatura a sindaco proprio appunto per il comune bagnacavallese, che ad oggi, come è noto, si trova in una situazione veramente disastrosa, una situazione preoccupante, e per cui quando Forza Italia mi ha chiesto la disponibilità di poter sostenere Elena Ugolini in maniera fattiva, in maniera concreta, mettendoci la faccia, io non ho esitato un istante. Questo perché mi preme particolarmente l'attuale situazione di dissesto idrogeologico che vede coinvolta sì tutta la regione, ma con particolare riferimento a Traversara, la nostra frazione appunto bagnacavallese, che mi devo ripetere è una situazione davvero davvero di profonda crisi, di profondo disastro, per cui ritengo che sia doveroso e necessario proporsi per sostenere l'alternativa valida, competente e che davvero possa finalmente cambiare il sistema regionale.